VLTV, la tua TV, sul digitale terrestre e sul web. Lentini, omicidio Greco, il PM chiede l'ergastolo per i due imputati. Sono da condannare al carcere a vita i due imputati ritenuti responsabili a vario titolo dell'omicidio del lentinese Sebastiano Greco avvenuto la mattina del 10 ottobre del 2020. A queste conclusioni è pervenuto il PM Marco Dragonetti, che ha dettato la requisitoria al processo a carico di Antonio Milone e di Sciasa Bosco. La discussione del processo, che si sta celebrando davanti alla Corte d'Assise, è stata completata con le arringhe dei legali della difesa. Gli avvocati Junio Celesti, Salvatore Frigillito, hanno ribadito quanto sostenuto da sempre dal loro assistito Bosco. Quale ha detto di essere stato costretto a seguire Milone in sella a uno scooter sul quale, dopo l'agguato, i due si sono allontanati. L'avvocato Giuseppe Di Mari, che assiste Milone, ha rimarcato che il suo assistito non avesse avuto alcuna intenzione di uccidere la vittima dalla quale avrebbe subito minacce. Ha sottolineato che le capacità di Milone siano ridotte a causa di un disturbo di personalità, che accusa sin da fanciullo. Pur confermando la diagnosi, una perizia psichiatrica eseguita dal professore Petralia però ha stabilito che l'imputato fosse in grado di intendere e di volere al momento dell'omicidio, che sia in grado di partecipare alle udienze delle processo. Entrambe le difese hanno concluso le arringhe sostenendo l'incongruenza della richiesta della condanna all'ergastolo avanzata dal rappresentante della pubblica accusa. L'udienza è stata rinviata al 1 febbraio per la Camera di Consiglio e per conoscere il verdetto di primo grado. Il processo, come si ricorderà, aveva preso anche la piega del rito abbreviato, ma il procuratore Gambino e il PM Dragonetti si sono opposti al rito alternativo, per cui il processo si è celebrato con il rito ordinario. Le indagini eseguite dai carabinieri hanno permesso di ricostruire l'intera vicenda, sfoggiata nel sangue dopo un litigio tra Greco e Milone, e nel quale è stato coinvolto un terzo lentinese, Alfio Caramella, per il quale è stato operato uno stralcio e condanno a 4 anni e 8 mesi. Niente più ingresso libero all'ufficio postale per ritirare la pensione. Dal 1 febbraio servirà il Green Pass. In compenso si potrà continuare ad andare al supermercato senza certificazione verde e comprare qualunque cosa, non solo beni di prima necessità. Sono le indicazioni contenute nel nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, che ha definito le esigenze essenziali e primarie della persona da garantire anche senza il possesso della certificazione verde. Fuori dal perimetro dell'accesso senza lasciapassare anche i tabaccai, che annunciano proteste. Mi auguro che venga specificata meglio questa norma, spiega il sottosegretario alla salute Andrea Costa, anche perché per l'anziano riscuotere la pensione è quasi un rito. Salvaguardati dall'obbligo di pass anche i negozi di animali domestici e alimenti per animali in esercizi specializzati, i Novax irriducibili potranno poi continuare a rifornirsi da benzinai, nonché acquistare combustibile per uso domestico e per riscaldamento, ed entrare in farmacie e parafarmacie, ottici, negozi di articoli igienico-sanitari e di ortopedia. Sempre garantito liberamente l'accesso alle strutture sanitarie, sociosanitarie e dai veterinari anche per gli accompagnatori. Il provvedimento considera inoltre le esigenze di sicurezza e quindi accesso libero agli uffici di polizia aperti al pubblico. Considerate poi le esigenze di giustizia, con accesso senza pass anche agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari. Covid, Musumeci, nuovo DPCM perfezionabile, governatore della Sicilia, anomalia, tabaccai, beni uffici pubblici. In questo momento è sempre difficile trovare la linea di demarcazione perfetta, un'esperienza a cui siamo tutti nuovi. La pandemia nel 2020 è stata diversa da come l'abbiamo vissuta nel 2021. Nessuno ha conseguito l'attestato di esperto di pandemia, noi presidenti di regioni siamo soggetti attuatori e critichiamo naturalmente un governo che dal suo punto di vista non ha mai maturato esperienza. Ma sempre tutto si può perfezionare, per esempio mi sembra un'anomalia quella dei tabaccai. Io non sono fumatore e non difendo la loro posizione, ma mi sembra un controsenso rispetto al rigore durante il lockdown, quando si consentì l'apertura. Ragionevole invece che alcuni uffici pubblici possano consentire accesso a chi non è vaccinato. Così il presidente della regione siciliana Nello Musumeci a Omnibus sulla 7, commentando il nuovo DPCM. Calcio Serie B, il Frosinone vola a Parma e sale in zona A. Servizio di Antonio Mariozzi. Parma, colpo grosso del Frosinone a Parma, dove i ciociari si impongono per 1-0. Decisivo un gran gol di Cicerelli al 73esimo, poco dopo il suo ingresso in campo. Al Tardini la squadra di Fabio Grosso combatte e alla fine esce con un meritato successo che la proietta in zona Serie A. A meno 4 dalla capolista Pisa e a soli 3 punti per ora dal secondo posto del Brescia, valido per la promozione diretta al massimo campionato. Partita intensa, combattuta, che i ciociari interpretano bene. La rete da 3 punti arriva con un destro chirurgico di
Cicerelli, bravo a disegnare una traiettoria perfetta, impossibile anche per un grande portiere come Gigi Buffon. Un gol pesante che lancia il Frosinone nella lotta per la vittoria finale. È il terzo successo consecutivo, il secondo di fila fuori casa dopo quello contro la capolista Pisa. E il tecnico dei giallazzurri, Ciociari, esulta. Abbiamo disputato una bellissima gara, commenta Fabio Grosso. Siamo stati bravissimi, non era facile conquistare questa vittoria. Davvero un bel successo, ha aggiunto. Ora abbiamo un po' di giorni per recuperare, poi dobbiamo tornare accesi, forti e carichi, perché questo è un campionato che non si perdona. E sul sogno della Serie A aggiunge: la strada è ancora lunga e c'è da correre. Oggi le altre gare del 21esimo turno di Serie B si giocano: Alessandria Benevento, Spal Pisa, Brescia Ternana, Cosenza Ascoli, Monza Regina. La giornata si chiude domani con Vicenza Cittadella e Lecce Cremonese. Allora, ci siamo. Vince The Voice Senior, seconda edizione, Annibale Giannarelli del team Gigi D'Alessio. VLTV, la tua TV, sul digitale terrestre e sul web.